Bene, siamo qui in compagnia dei Kalevala, finalmente un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, che comunque ha una lunga storia, se potete riassumerla. Per... suoniamo insieme da un milione di anni. Sì, infatti. E l'ho sintetizzata così. Veramente da secoli, secoli e secoli, quindi meglio non dire quando si è formata questa band, diciamo che però da un po' di anni che rompiamo le scatole alla gente. Dal 98? Sì, sì. Più o meno. L'hai voluto dire. Eh sì, certo. sì, è una storia. Abbiamo avuto tante formazioni diverse, la formazione si è stabilizzata da quanti anni? Quando c'è Tommy, quattro anni. E conterebbe anche il fisarmonicista, che in questo momento non c'è, perché lui arriva sempre. Ah, ho capito, mi sembra giusto. La papa mora, siamo 5 su 6 adesso. Beh, va bene. In maggio avete presentato il vostro ultimo album, che sarebbe There and Back Again, per la Moonlight. Ridillo, perché non si impara. There and Back Again. Beh, che comunque sì, personalmente l'ho trovato un grande album, personalmente, cioè mi è piaciuto veramente tanto. E correggetemi se sbaglio, però dovrebbe essere il terzo full length che fate, perché in realtà voi avete una discografia un po' strana, cioè tra sì, da ricostruire. Sì, perché cioè tra album live, mezzi EP di 7 canzoni, una cosa strana, insomma, secondo me è il terzo, poi ditemi primo, voi. C'è un primo EP del 2001, non ricordo più, con 7 canzoni. Poi ci sono delle cose live, un promo che è abbastanza introvabile, con dei pezzi in realtà inediti anche. E poi c'è un disco intero dell'anno scorso, questo è nuovo, per Rebecca. Ah sì, giusto. E... beh, niente, se... beh, parlateci un pochettino dell'ultimo album, insomma, cosa avete fatto sostanzialmente di diverso dai precedenti. Abbiamo fatto un sacco di cose di fretta. Sì, abbiamo fatto. Sono un maestro della fretta. Mentre l'altro, quello prima, la musica di prima, conteneva anzi anche canzoni, diciamo, un po' più vecchie, alcune fatte invece negli ultimi mesi prima di registrare, però in generale ci è voluto parecchio tempo, è stato concepito in molto tempo. Questo qua è venuto fuori in pochissimo tempo, siamo andati di fretta, volevamo registrarlo di fretta, probabilmente si sente che è un po' più istintivo rispetto a quello prima, è un po' più diretto, le canzoni sono un po' più immediate. Sì. E siamo molto soddisfatti. No, effettivamente... addirittura un pezzo è stato fatto 2 giorni prima di entrare in studio. Non c'è male. È stato fatto in metà in studio. Cioè, 2 giorni prima non aveva un arrangiamento, non aveva praticamente niente. Sarei curioso di sapere qual è. Aspetta, prova a indovinare. Devi indovinare. Aspetta. Io appunto 5 euro che dice spendo un po' di tempo. No, aspetta, non può essere se fosse fuoco. No. Quello lì è troppo... pensato qualcun altro a scriverla per noi. Quindi. Quello lì è fatto troppo bene. No, dai. Hai fatto bene anche questo. No. Sono tutti fatti da Dio. Beh, certo. Anzi, il prossimo disco pensavo di andare in studio direttamente. Esatto, e inventarsene lì. Adesso le facciamo bene. Di uscire dallo studio direttamente, senza neanche entrare. Non registriamo le neanche. Esatto, sì, mi sembra giusto. Beh, a proposito di tutto questo, cioè voi avete una musica abbastanza indefinibile, nel senso che rapinate pezzi, atmosfere da folk metal, celtic, musica popolare, anche rock anni 70, cioè fate un po' di tutto. Cioè, come fate a mantenere sempre uno stile vostro, cioè uno stile Kalevala, diciamo, in tutte le vostre produzioni, nonostante peschiate da dovunque praticamente? Allora, innanzitutto quello che secondo me abbiamo sempre cercato di fare sin dall'inizio è di mettere insieme le varie tradizioni musicali a cui attingiamo delle cose che sono già in comune in realtà, cioè delle armonie, delle melodie, delle strutture che già in realtà hanno una base, una radice simile. E poi
secondo me quello che tiene insieme un po' i nostri pezzi è lo spirito e l'attitudine con cui vediamo la musica e li suoniamo. Quindi è un po' il punto di vista dal quale guardiamo le cose che li tiene un po' insieme. Sì, è difficile che ci poniamo il problema prima di dire ma questo suona Kalevala o non suona Kalevala. In realtà facciamo il pezzo, alla fine ci rendiamo conto che suona su quello stile lì. Lo stile che ha scelto noi. Sì, infatti. I pezzi che non suonano in quello stile non li registriamo. Esatto. E sono i più belli. Terremo per quando saremo. Cioè, abbiamo dei pezzi di carriera. Esatto. Abbiamo dei pezzi disco da paura, però sono un po' fuori stile. Quell'album che l'altro ieri non abbiamo registrato. Bellissimo, praticamente il disco di platino. Già così. Facciamo uno anche domenica. Uno anche stasera probabilmente sì, sul palco. Beh, mi sembra giusto. Se senti dei pezzi che tu conosci, però leggermente diversi, con degli errori, delle dissonanze, delle cose, è un altro album. Cioè ah, un ho nuovo capito. Album che è in arrivo, va bene. Terrò presente. Beh, insomma, tra le altre cose, oltre a una musica un po' strana, avete anche una simbologia un po' strana, nel senso che nelle grafiche, negli intermezzi, cioè in molti altri modi, richiamate delle suggestioni letterarie cinematografiche da altri tempi, praticamente dai primi del Novecento fino agli anni 50. Cioè, per esempio nei vostri album spesso c'è la figura del palombaro che fa capolino a destra e a manca. Anche l'ultimo con tutti i giocattoli degli anni 50, con i vecchi Lego. Cioè, tra l'altro il nome completo della band è Kalevala KMS, che è sbagliato. Cioè, correggetemi se sbaglio, ma vorrebbe dire Her Majesty's Ship, cioè sì, nave di sua maestà. Posso venire a lezione? Guarda, non ti conviene, però comunque. Perché prendi troppo. Se vuoi provare, no. 60 euro a lezione. Cioè, nave di sua maestà, cioè praticamente la Royal Navy, che era... Cioè, è la sigla, La sigla che apponevano sulle navi della esatto. Flotta di sua maestà. Sì, esatto. Ed è stato in realtà quello che aveva un fine assolutamente burocratico. Ah, sì? Dai Kalevala russi e da altri Kalevala. Beh, questo non lo sapevo, ma è un'informazione interessante. Era interessante aggiungere questa sigla. Esatto. In realtà oltre al sesto uomo che manca c'è anche un settimo uomo che manca, che è il nostro batterista delle origini, che è quello che fa grafiche e ci aiuta in mille modi. E ha scritto anche qualche testo in passato. E lui è un po' la mente dietro l'aspetto grafico. Ed è anche lui che ha scelto HMS come sigla. Fare in modo che non ci denunciasse nessuno. Ah, ho capito. E dato che in qualche modo sia le nostre letture, i film che ci piacciono, eccetera, eccetera, perfino i Lego, influenzano la nostra musica tanto quanto le cose che ascoltiamo. Sì, infatti tanto era quanto quello. I gruppi che ci piacciono di più, è bello mettere quei riferimenti lì, perché in qualche modo si riconosce subito un'atmosfera, un ambiente grazie a quei riferimenti. Se, come dicevi tu, magari la musica mette insieme tantissime cose, però forse più l'atmosfera di un'immagine può dare il tono giusto alla canzone. Sì, infatti siete un po', diciamo, esploratori di musicali con tanto di Nautilus, esatto. Alla di Verniana memoria, questo era un po', sì. Era un po' il riassunto. Infatti le macchine ci si rompono sempre. Esatto. L'altro giorno si è rotta la mia, oggi si è rotta la sua, siamo rimasti fermi in autostrada. Perché in realtà noi dovremmo guidare dei sottomarini del 1800. Esatto. Pubblicheremo le foto di loro che arrivano in carro attrezzo qui al location del concerto. Il problema è che questo non è uno scherzo. No, questo cioè la fattura qui del carro del come si chiama? Tant'è la che fattura paghi, KMS. Esatto. Beh, insomma, navigando e navigando avete solcato i mari di più di un decennio di musica folk, praticamente. Cioè, come è cambiata la scena in tutto questo tempo? Se avete un'opinione in merito. Allora, se intendi la scena folk metal, non è che è cambiata. No, la scena è nata. Non c'era proprio. Esatto. Non esisteva proprio. Quando noi suonavamo la gente si diceva... Che cacchio sono? Cosa fa? Quella roba lì che fa... E adesso invece che c'è la scena folk metal la gente ci dice cos'è quella roba lì che fate? Uguale. Perché in realtà comunque rimaniamo un po' al di fuori da anche se ci piace suonare in queste situazioni, un po' secondo me per lo spirito, perché i concerti metal, noi siamo dei metallari, cioè
siamo partiti da ascoltando del metal da ragazzi, quindi tranne lui perché è giovane, è ancora un ragazzo, è giovane e ignorante. Però al di là di questo ci piace lo spirito perché c'è molto più divertimento in questi festival folk che in molti concerti di metal che abbiamo visto negli ultimi 10 anni. Infatti avete Folk Metal Baby nell'ultimo album per l'appunto. No, ma c'è veramente più divertimento, c'è veramente più divertimento come ambiente. Questi festival obiettivamente sono molto più belli di tanti festival metal che ho visto, dove la gente stava a braccio conserte a fare così, e qui c'è sempre un'atmosfera più festosa. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare al Fush Fest, al Dazzo Folk l'anno scorso, e anche ad altri festival, e l'atmosfera secondo me è molto più varia e festosa, veramente. Al di là del concerto è una festa. Quindi negli ultimi 10 anni diciamo che è migliorata. Sì, è migliorata, sì. Va bene, e niente, di solito io a questo punto lascio tempo libero, nel senso che la domanda non esiste, dite quello che volete. Io vorrei fare un inchino tutti insieme. Facciamo, io volevo insultare Tony. No, no, quello lo facciamo dopo, come sempre, tutti i giorni. Adesso vai, allora, un'occasione, fai una cosa che non fai di solito. Fai. Vabbè, ma davanti alla telecamera non lo faccio. Questo inchino. Il problema vuoi che io faccia come Dario? Allora, cos'è che vuoi dire? Ti do una cosa importante da dire. La dedichiamo questa intervista a tutti i bambini del mondo che stanno soffrendo. Cosa vuoi dire di importante? Ma non lo so. Apposta, allora il chimico. No, no. Cazzo che mi inchino. Oh, la no, fierezza. Dobbiamo dire che tra... Mai inchinarsi. Tra 6 mesi uscirà un nuovo disco. Ma non è vero. Può darsi, perché i tempi mai si dimezzano. Erano 2 anni, poi è diventato 1 anno, poi adesso sono 6 mesi. No, chiediamo alla gente di mandarci $1 per posta, così possiamo fare un videoclip. Così possiamo mandarlo a lezioni di batteria. Pagarli le lezioni. Allora, mandare a Daniele Zoncheddu, via D'Azeglio 71. Non fare come casella Buccini, postale 43100 Parma, $1 in beneficenza. Se volete vedere un videoclip dei Calevani. Se poi lo prende qui con qui. Oppure se volete vedere scappare Zoncheddu da qualche parte verso Brasile. In Brasile. Va bene. Se arrivano tanti organi, probabilmente. Va bene, terremo presente. Grazie. Va bene, questo è quanto. Grazie. Saluto. È stato bellissimo. Ciao.